Ok, dovreste sentirmi ragazzi, dovremmo esserci in teoria se tutto va bene come al solito. Vi chiedo scusa per questi piccoli attimi di casino. Pazzesco. Però dovremmo esserci. Fatemi sapere veramente ragazzi se mi sentite, se mi vedete e tutto il resto perché io purtroppo l'ho organizzata all'ultimo. Vedo tanti ciao. Quindi secondo me c'è una piccola probabilità che la cosa stia andando avanti. Perfetto, perfetto. Vedo tantissimi ciao. Siamo già 100 ragazzi. Ottimo, ottimo. Ok, perfetto. Fatemi sapere anche sotto se mi sentite bene la musica, se sentite bene la mia voce, se ci sono problemi, se non sentite... Vabbè, l'audio del gioco potrebbe essere che non lo sentiate, ma tra poco lo sentirete e tutto il resto. Sì? Ok, bene. Mi state confermando che tutto va. Io vedo anche la chat comparire qua in overlay, quindi siamo tutti felici e contenti. Questa è la cosa importante. Allora, ragazzi, mi dispiaceva un pochino lasciarvi anche oggi senza video, no? Io ieri non ho avuto tempo perché per chi mi segue su Instagram avrete visto... Sono stato ieri nel Roero e anche zona di Alba, Barbaresco, perché ho fatto dei sopralluoghi con la mia scuola e oggi abbiamo ancora continuato con i sopralluoghi. Io stamattina sono andato a vedere due allevamenti e quindi niente, sono stato fuori casa, non ho potuto registrare. Addirittura devo ancora vedere perché in teoria ieri sera registrava, cioè, sarebbe, avremmo dovuto registrare United Italian Farmer, ma... Ragazzi, io ero troppo stanco, mi sono addormentato tipo alle 7:30 e quindi alla fine ho detto non sto neanche lì per fare presenza lì, che già non parlo normalmente, figuratevi se mi metto, se arrivo lì stanchissimo, mi metto solo a sbadigliare e quindi ho detto no, niente, non ho potuto registrare, cioè non ho registrato in realtà, il discorso è questo e quindi mi dispiaceva un pochino oggi lasciarvi senza video. Quindi ho detto, dai, facciamo una bella live, anche perché vi avevo promesso che facevo i soldi per comprarci qualche nuovo campo, poi in realtà non li ho fatti. Agro, visto che fai sempre missioni con la CR1090, ma perché non te le compri anche se costa più o meno tanto? Sarebbe figo se la compri. Lo so, Albes, Albes, sarebbe figo, ma costa tanto. Tra poco, ve l'ho già detto, tra poco cercheremo di cambiarla. La nostra trebbia, perché comunque siamo già 25 ore se non sbaglio, e quindi c'è bisogno davvero. In che zona del Roero? Mi chiede Alessio. In teoria Canale mi pare che si chiamasse. Non so se in teoria dovrebbe rientrare nel Roero, se non sbaglio. Canale si chiamava, dall'azienda Malvirà. E siamo andati a vedere la cantina, abbiamo visto un po' i vigneti e poi abbiamo fatto una degustazione di alcuni loro vini, ci hanno insegnato un pochino, molto 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 superficialmente a fare un pochino, a rintracciare un pochino le caratteristiche dei vini di quando uno va a degustarle. Oh, il postino, lol. davvero non ti sei fumato una canna? Sei sempre così perfetto. Sia Canale al confine del Roero. Capito. Grazie Alessio. Quando farei un altro episodio di Cattle & Crop Warm Up, non prometto nulla, ma potrebbe essere che durante le vacanze di carnevale io faccia qualcosa. Però non sono sicuro. Agro, mi potresti dire come si chiama la mod per togliere gli add? Ah, gli add, prima di tutto, magari non so se è correttore, comunque si scrive HUD. HUD. Comunque è la Hood Hider, HUD Hider. Vi chiedo solo un attimo di pausa perché mi squilla il telefono, devo andare a rispondere. Intanto guardatevi questa bellissima New Holland. Rieccoci ragazzi. Allora, mi avrete odiato tantissimo perché non ci sono stato per un attimo. Comunque, comunque, comunque. Rieccoci, rieccoci. Allora, stranissimo senza Agro. Sì, è stranissima la live senza nessuno che parla. Meno male. Allora, buona GPS si ferma. No, mi dispiace Enrico, sono arrivato in tempo. Era tutto calcolato. No, non era tutto calcolato. Ah, a proposito, adesso ragazzi, metto anche la cheat engine, così andiamo veloci come al solito. Ok, perfetto. Allora, si sente poco il volume del gioco? Sì, ragazzi, lo tengo apposta. Ok, ragazzi, come al solito non mi metto a salutarvi tutti uno per uno,
tutti quelli che chiedono ehi mi saluti, leggo il nome se fate una domanda intelligente che merita risposta. Solo perché siete 150, se mi metto a salutare tutti i 150 e contate che ogni 30 secondi, ogni 10 secondi arriva qualcuno di nuovo, siamo sempre solo qui a salutare, non facciamo nient'altro. Quindi questa è però una regola che dovreste già sapere, anzi probabilmente molti di voi sapranno già. Allora, dov'è? Cheat Engine, importiamo il gioco, enable speed hack, gli diciamo per 5 e voilà, velocità per 5, perfetto. Ok, si fanno le vacanze carnevale, che figata, no? Comunque non mi sono fumato una canna, ho 14 anni, bell'agro. Sì, vacanze di carnevale, sì Ivan. Vacanze, cioè non so, ma almeno per il Piemonte ci sono le vacanze dal 25 fino al primo, compresi. No, ho fatto una cosa molto brutta. Ok, voilà, ok. Agro non si sente la musica, adesso sistemiamo subiterrimo. Adesso andiamo a vedere cosa è successo. Attiriamo solo un po' più su. Ora si dovrebbe sentire un po' di più. Ok, che mod metterà in futuro? L'idea è nessuna mod per questa stagione, quindi non ti so dire nulla, a meno che non esca qualche mega script che ci semplifichi la vita o cose del genere, perché in questa serie, ricordo, non stiamo puntando a chissà quanto la realisticità, quella è Agrotech Farm. Che... quanto mi sono perso della live? Lorenzo, ti sei perso tipo 5 minuti neanche, in cui io parlavo al telefono in un'altra stanza, per cui non ero neanche qua, quindi ha voglia. Come fai ad aumentare la velocità? Mi chiede Luca. Luca, utilizzo la Cheat Engine, il Cheat Engine, che è un programmino, ho già spiegato un pochino nella scorsa live. Finalmente hanno messo la Ground Response, la Real Dirt e la Crop Destruction su PS4. Bene, sono contento per chi gioca su console così. Agro, io devo studiare, dopo ricaricherai. Sì Matteo, domani, non penso oggi. Cioè, volendo YouTube mi dà la possibilità di ricaricarla istantanea, però poi viene ricaricata in 480, a me sta cosa dà proprio fastidio e quindi penso che la ricaricherò domani. Come si attiva la GPS mod? Devi scaricarti, vabbè, la GPS mod, ovviamente control e 0 per aprirla, 0 del numpad, ovviamente. Ah, ciao Agro, una mod la stai usando ora? Sì, Berta Farmer, lo so, ma è uno script e quindi c'è una bella differenza. Agro, perché dico sempre va là signori, anche se è più o meno figo? No, non ho capito. Albes, Agrisengo non ti seguo. Agro, una domanda: perché quando si mette la colza si mettono quelle specie di lame ai lati della barra? Perché la colza è, diciamo, un po', per semplificarla, un po' come se fosse un rovo, no? Quindi tu immagina se dovessi tagliare un rovo, avresti tutti dei rami che si intrecciano, cioè una pianta va a finire dentro un'altra, quindi tu non ti puoi permettere di andare avanti solo con due spuntoni come per il frumento, che ti occupa quanto? Così. No, concetti, così, no scherzo. E quindi non puoi permetterti di andare solo così con uno spuntone, hai anche bisogno di avere quelle specie di cesoie automatiche che ti tagliano e ti frazionano già lateralmente. Agro, se metterei una mod, cosa delle mod cosa metteresti? Un John Deere 7R, dell'over non ho capito il tuo messaggio. Agro, ci credi che sto scrivendo dal cellulare ma sto guardando la live dalla TV? Sì, ci credo. Ed è una figata, bravo. Ok, finito. 26.000 euro e 7.000, quindi in totale quanti ne abbiamo? Abbiamo circa 33.000 euro, anche un po' di più. Perfetto. Poi invece cos'è che ci sono? Le barbabietole. Tanto ragazzi, dobbiamo andare avanti con le missioni. Penso che in questa puntata faremo solo quello, quindi... Don't worry, be happy. Bella, usiamo la Holmer, signori. Usiamo la Holmer, ma proprio subito, instant. Quale tasto è numpad? Per numpad, ragazzi, vorrebbe dire tastierino numerico. È quello che avete sulla tastiera sulla destra. A meno che non giochiate con un... com'è che si chiamavano già? I netbook, che sono quelli piccolissimi. Se no, se giocate con un qualsiasi portatile già un po' più grosso o una tastiera di un PC, avete il tastierino numerico, che è lì a destra, ed è dove ci sono tutti i numeri. Allora, sistemiamo la GPS mod, tac, agganciamo il segnale, accendiamo e via signori. Però se non accendo anche la tizia per raccogliere, direi che devi prima di spiegare l'attrezzo. Bravo, Agro. Ok,
Nel senso, che metteresti una mod? Se metteresti una mod, potresti mettere un JD Setter. Scusami, Delover, ma non per fare una critica, però non si capisce molto anche stavolta. Cioè, io penso di aver capito che tu mi consigli, mi vuoi consigliare un Setter. Cioè, mi stai chiedendo se per caso mi piacerebbe mettere un Setter, immagino. E la domanda è non in questa serie. Cioè, la risposta è non in questa serie. Ci sta bene il Setter, grandissime, bellissime mod, grandissimo trattore nella realtà, ma non lo mettiamo in una serie in cui non mettiamo mod. Ok, alzeresti un po' il volume del gioco, ho letto Simon Farmer, adesso lo vado ad alzare. Datemi solo un attimo. Volume del gioco ce l'abbiamo in Mixer. Apri Mixer volume. Qua è già al massimo, quindi lo devo modificare da qui. Andiamo un attimo in impostazioni generali, volume 70. Sì, bella lì. Dovrebbe andare meglio. Tac. Allora lo agganciamo. E poi gli diciamo anche già di girare di là. Riporterai sul canale Agrotech Farm. Stefano, non lo so. Cioè, mi piacerebbe davvero portarla, ma ripeto, è una serie che mi impegna tanto, perché purtroppo ci sarebbero tante cose da portare, ma non possiamo ancora permettercele. E quando devo fare un episodio mi devo preparare con calcoli, devo fare un sacco di lavoro io. È veramente complicata come serie da fare. Perché non funziona, non gira da sola? Ma tu guarda che faticata. Cioè, ragazzi, questa Walmart c'ha il GPS buggato, io non lo so. Non gira da solo. Agro, hai donato per Cattle & Crops su Kickstarter? Sì, ho donato il secondo giorno che era aperta la campagna. Il primo no, perché avevo la postpay scarica, quindi non accettavano PayPal all'epoca. Non avevano ancora tirato fuori la cosa del sito. Sei in tendenza, stai battendo Clash Royale. Invitate anche i vostri amici, ragazzi, perché così magari superiamo i 200 visualizzatori. Ci sta, ci sta. Io lavoro su numeri piccoli, purtroppo. Ah, piccolo sondaggino, ragazzi, così giusto per capire. Quanti di voi, se ci fosse un mio intervento in una certa fiera a Tiene, che da quel che ricordo è in Emilia Romagna, ci sarebbero per andare? Cioè, c'è una fiera, mi hanno detto, che è parecchio famosa, Tiene, sull'agricoltura, e voglio capire quanti di voi ci vanno normalmente, quanti ci andrebbero perché ci sono io. Ma ditemelo seriamente, perché allora ditemelo seriamente, perché devo farmi veramente due calcoli. Agro, in che risoluzione giochi? Mattia, gioco in 1080p, perché purtroppo ho solo schermo 1080p, e poi per giocare in 4K e registrare anche, purtroppo ci vanno altri pezzi nel PC ormai. Tiene a Vicenza, bene, ho cannato tutto, trattoristi veneti, perfetto! Ragazzi, sono bravissimi in matematica, vi chiedo scusa per questa gran schifata. Tiene a Vicenza, va bene, allora ancora meglio, perché penso di avere ancora più popolo a Vicenza, popolo agromoderniano. Però seriamente, ragazzi, cioè, ci sarebbe qualcuno che ci va? Non lo so, ditelo. Allora, quando porti la old school farming, stesso discorso di Agrotech Farm. Cioè, ci va tanto tempo per registrarla, al momento non ho tempo, o quasi non ho tempo per profarmi, figuratevi per una serie così impegnativa. Ricarichi subito la live? No, non la metterò in automatico. Penso che la live verrà ricaricata domani a 1080p direttamente. Anticipa la stessa data per farla girare da sola. Ma non ha senso sta cosa. Vabbè, adesso ci provo, grazie Shaggy White. Cioè, anticipa la stealthata, cosa vuol dire? Che gli do un D e lui me la gira? O glielo devo dire? Questa live è max 480p? Sì, Biolore. Ci vai alla fiera Savigliano? Ma magari un salto lo faccio. Spero... Quando è? Perché se ho la patente posso andarmene da tranquillo con la patente. Faccio i cavoli miei beati. No, non funziona. Non funziona purtroppo, Shaggy. Ma almeno che tu non intendevi questo, che può anche essere.
Agro, andrei al Samoter di Verona con tutte le macchine di movimento terra. Dubito, perché io purtroppo non sono tanto afferrato sul movimento terra, quindi cosa c'entra tiene con la matematica qui non lo so. Grande Agro. Ho detto matematica, volevo dire geografia, scusate ragazzi. Si sente solo la voce. Non penso che si senta solo la voce. Adesso guardo. Agro, perché non inventano una Holmer per le patate tipo la Terra DOS T440? Perché sarebbe una figata. Come non la inventano? Cioè, tu intendi come mod? O come... Ah, ok, Shaggy, sì, allora avevo capito. Se intendi come mod... Perché penso che nella realtà la Holmer faccia già qualcosa per le patate. Ok, quando ricomincia Italian Farm? Quando uscirà la Deterra Italica ci saranno abbastanza mod. Il che probabilmente vuol dire... non lo so, quest'estate... Agro al volante, pericolo costante, grazie Gian. Si sente solo la tua voce. Davvero? Ma sul serio? Eppure a me non sembra. Sto guardando. Fatemi guardare i picchi. No, no. No. Cioè, ok, è vero, la mia voce si sente in modo prepotente. Ma non è così. Cioè, se io adesso me ne sto zitto. Ecco, che è una cosa bruttissima. Penso che voi abbiate sentito il rumore sotto. Solo che per far sentire bene la mia voce, perché diciamo che è la cosa più importante, devo equilibrare così. Adesso mi devo rimettere i commenti, se no non li leggo. Tac. Allora, quando incomincia Italian Farm abbiamo già risposto. Construction non lo fai più. Ma è una serie che sinceramente mi chiedete pochissimi. Cioè, per assurdo mi chiedete più, che ne so, no, ho fatto una cagata. Ok. Per assurdo mi chiedete decisamente di più Eurotax Simulator 2 e quant'altro. Quindi per me diventa difficile registrare. Impegnarmi a cercare Giuliano un po' Mito. Dovevo anche registrare con Mito. Comunque persone con cui registrare, che poi alla fine per una serie che guarderebbero in pochi. Cioè, di nuovo si sente pure il gioco. Sì, appunto, ragazzi. Ti ho chiesto come si chiama la mod per abbassare il prezzo degli animali. Leo, allora, calmane. No, solo perché purtroppo io ci sono tanti, siete in tanti a scrivere, io magari ogni tanto non leggo. Comunque, la mod si chiama Lower Animal Prices. Ed è una mod che serve per aiutarvi ad abbassare i prezzi. Cioè, la puntata in cui abbiamo comprato delle pecore ne ho parlato. Agro, conosci l'istituto agrario di Fossano? Intendi Cussagno? Perché non penso che in Fossano centro ci sia un istituto agrario. Cussagno sì, lo conosco. Ci ho fatto anche con quelli della mia età, ci ho fatto anche una gita l'anno scorso. Siamo andati in gita insieme. City Economy non lo porti più. Stesso identico discorso, ragazzi. Quando porti Minecraft? Ma vivi da solo? No, ragazzi. Che macchina prenderai? Per adesso ho, ho le macchine dei miei, quindi si utilizzano quelle. Agro, porta di nuovo Minecraft agricolo. Ok, Giovanni, se vuoi dire. Sì, Cussagno. Sì, allora Matteo, sì, conosco. Mi farebbe piacere vederla, mi piaceva. Se ti capita di rifarlo, mi farebbe piacere. Chiaro che se non hai tempo non fa niente, ciao Agro. Intendi Construction? Perché purtroppo, ragazzi, non date per scontato che io mi ricordi cosa mi avete chiesto prima, perché io non, magari vi dico ciao Paolo, ciao Luca, ma poi non collego, visto che ci sono un sacco di Paolo e un sacco di Luca. Quindi se potete riprendete anche quello che mi avete detto prima. Agro, come mai raccoglie barbabietole così velocemente? Ho la cheat engine attivata, quindi vado 5 volte più veloce. Siete andati in crociera? Sì, Matteo. A Fossano ci ho fatto il militare. Eh sì, molti. La base. Qua ci sono gli alpini, no? Fossano. Giriamo. Io non ho mai visto una Holmer per le patate nella vita reale. Tramite un video foto, sai, vivendo a Genova, non c'è tutta questa terra da coltivare. Come se abbiamo un concime delle merde cani. LOL. No, la Holmer. Neanch'io l'ho vista mai dal vivo, questo mio mezzo qua, eh. Ma in Italia non penso che ce ne siano tante. Quindi. Conosci l'agraria di Rovigo? No, ragazzi, Rovigo no. Userai il course play? Quando ce ne sarà bisogno, sì. Non volevo. Cioè, in realtà mi sono
volevo già iniziare, no? Perché ho detto, cioè, tra l'altro, adesso non so se no, posso farvi rivedere, sì. Guardate qua quanti cavolo di litri abbiamo. Sono ancora pochi perché io ho già di nuovo seminato tutti i campi. Abbiamo un sacco di litri stoccati di roba. E quindi avere la Curse Play mod aiuterebbe tanto, ragazzi. Aiuterebbe perché posso automatizzare che vadano a vendere, tutte queste cose qua. Solo che mi sono anche un po' imposto da solo, ho detto, ehi, calma, se inizi ad usarla già adesso, poi va a finire che quando arrivi all'episodio 80 utilizzi solo più quella. E quindi mi sto dando un po' una regolata. Tac. Allora, adesso giriamo. Allora. Però è proprio bella la Holmer. Che patente ci vorrà per portarla nella realtà? Non vorrei sparare una cagata, ma penso che rientri come mezzo agricolo. Quindi, no problema. In realtà, se guardi, non penso che abbia la targa. Quindi una cosa del genere magari non può andare su strada se non caricata su un camion. È il che ti richiede la C, la patente C. Ma non penso, penso che ci sia anche gente che la porta su strada. Penso sia solo un caso il fatto che qua non ci sia la targa. Agro, quando inizierai con l'insilato? Bella domanda. In realtà ti dico, ad essere sincero, sto facendo le missioni qua nel campo 25, 27, 28. Ma il 28 perché risulta mio? Ah, sarà una cosa delle missioni. 25, 27, 28 perché voglio appunto farmi amici, i nostri amici contadini, cioè farmi amici contadini che posseggono questi campi e poi comprarmeli. L'obiettivo è questo, cioè continuare a lavorare per loro in modo che mi paghino e gli stessi soldi che mi hanno dato perché ho lavorato, utilizzarli per comprare questi campi. E una volta che avrò comprato questi campi, che non sono qui, non li ho scelti a caso qua giù, potremo iniziare a pensare di fare insilato e iniziare le vacche. Cioè, fra poco, ragazzi, perché adesso non ho più molto da comprare. Cioè, potrebbe essere che magari cambiamo ancora la trebbia di mezzo, ma poi l'obiettivo diventa vacche, adesso. Agro, su farmi non esistono le targhe. Lol, cioè, non, in realtà non ho mai guardato, ma pensavo di sì. Agro, ma veramente conosci Mito 125S? Sì, quest'estate mi aveva contattato perché mi aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare una serie, fare qualche episodio insieme di Construction. E purtroppo io l'ho tirata avanti perché ero in vacanze, poi ho avuto il rientro a scuola, tante cose, non sono riuscito a fare ancora nulla, quindi... Agro, qual è il tuo missione per le, qual è il tuo segreto per le missioni lunghe? Campo 5, non annoiarti. Semplicemente GPS mod, cheat engine e non guardo. Cioè, faccio altro, sarò sincero. Cioè, mi metto un po' di musica sotto, magari o leggo, guardo il cellulare, queste cose qua. E controllo solo che la GPS non faccia scherzoni. E vado avanti. Agro, mi devo comprare un PC principalmente per giocare a Farming, ETS e DTS2. Secondo te va bene il 1050 Ti dell'MSI? Lorenzo, io direi di sì. Cioè, adesso non ho proprio idea delle prestazioni, ma immagino che una 1050 Ti vada come... Io ragiono purtroppo ancora con la serie 700, perché è una serie 700 sotto, quindi immagino che sia l'equivalente di una 770 come minimo. Quindi direi di sì. Per Farming e Euro Truck va più che bene. A meno che tu non voglia giocare in 4K. Però se vuoi giocare in Full HD va benissimo. Sono arrivato alla scuola. Cosa mi sono perso? Ti chiamerei Manuela, ma hai scritto cosa mi sono perso. Quindi dubito che tu sia Manuela. Ti sei perso un po' di missione. Nulla di che. Oggi mi hanno messo la fibra. E niente, sto guardando la live in 480 da 5 mega in download e 40 mega... 5 mega in download a 40 mega in download. Mi sembra un buon salto di qualità. Esatto, lol. Lol. Allora, l'aratro che hai comprato puoi metterlo anche in trosocco con il tasto sinistro del mouse. Sì, ho letto nei commenti, grazie Riccardo per avermelo ricordato. Magari lo farò prossimamente. Solo che purtroppo, da quel che ho capito, lui si stringe su tutto l'asse, quindi anche dietro diventa più corto. Non penso che shifti solo. Agro, la Holmer può girare su strada. Sì, sì, no, lo so che può girare su strada. Però penso che per i viaggi lunghi, di sicuro, uno non va a farli con una Holmer. Ma la carica. E più che altro, allo stesso tempo, stavo anche dicendo che secondo me comunque rientra come mezzo agricolo. Non penso che ci sia nulla di particolare. Agro,
Cribio, ti chiedo se esiste un cavolo di Olmer. Ale, mi dispiace, Knight, what you did, I think. Hai spammato, Ivan. Sta continuando a toglierti i messaggi. Agrotechnology 2.0, non ho ben capito. Agro, sono vivo se te lo chiedi. Oh, ciao, prosciutto. Lol. Ok. Ciao, Brico. Arrivederci. Agro, che macchina prenderai? Nick, ho già detto prima che per adesso utilizzerò quella dei miei. Le due auto dei miei. Agro, quando uscirà Italian Farm? Ho già risposto prima, comunque mi ripeto, quando uscirà anche la Deterra Italica e oltre alla Deterra Italica anche qualche mod in più italiana, quindi penso almeno quest'estate dopo la maturità, poi vedremo come si evolverà la cosa. La Caritas, Agro, non so Enrico cosa tu intenda. La Italian Farm non è una mappa. Esatto, Andrea, non è una mappa Italian Farm. Agro, mi potresti rispondere? Ti vorrei proporre di passare Old School Farming in FS17, perché stanno uscendo delle mod interessanti. Cosa ne pensi? Penso che non ha senso, perché mi sono già preparato, cioè Riccardo Trattoristi Veneti mi ha già preparato un bel pacchetto che devo esplorare per il 15, quindi non avrebbe senso. Cioè, secondo me non ha tanto senso, ecco. Non ho voglia di perdere tempo a rifarmi un pacchetto, ecco, sul 17. A che punto sei con la scuola? Non so cosa tu intenda, Luca, nel senso che... Boh, sono messo bene, cosa devo dire? Qual è la tua auto da rally preferita? Ti direi... Aspettate, sento un rumore. Quindi potremmo avere una donazione, devo andare a vedere al volo. Chi è che... Nico 28, ringraziamo ragazzi. Nico 28, mi sono perso il tuo messaggio, ma adesso me lo leggo al volo. Adonna, ciao Agro, anche se sono pochi, spero ti possano aiutarti. Grazie mille, grazie, gentilissimo. Tac. Comunque stavano dicendo nel mentre che la mia auto da rally preferita, ti direi Lancia Delta integrale come al solito. L'S4 è un po' troppo sportiveggiante, cioè è già un po' troppo prototipo. Invece la Delta integrale la vedi lì, dici che è proprio wow, wow. È compatta, ma è tanta roba. ok, allora. Agro, che reflex hai per fare i video di Agro Real? Agricar, io attualmente ho una Nikon D5100, che è vecchiotta e... per quanto riguarda i video non è di sicuro la miglior scelta, anzi penso sia una delle scelte peggiori che si possano fare per i video, ma per quanto riguarda la fotografia, se sei un principiante va più che bene. Adesso, se tutto va bene, investirò un po' di soldini in quel campo lì e cambierò il mio corredo. Mio papà aveva la Olmer. Grande Christian. Allora, no, i miei piccoli poveri messaggi ridatemi sono proprietà privata. Comunque chiedevo, quindi esiste una Olmer per le patate nella vita reale? La risposta deve essere sì o no, non lo so. Io la risposta sono quasi sicuro di avertela già data. E... anzi no, in realtà tu mi chiedi una risposta secca. E c'hai ragione, Ivan. Io ti ho detto solo che penso ci siano, ma non sono sicuro. Quindi la mia, il mio consiglio è, prima di rompere le balle a uno youtuber, cioè no, se vuoi una risposta se vuoi una risposta precisa, vai sul sito della Olmer, è tanto facile. Agro, uscirà United Italian Farmer venerdì? No, perché purtroppo ieri sera non ho registrato. Non mi ricordo ancora se cioè non ho ancora visto in realtà se hanno registrato loro, quindi non vi so dire se sugli altri canali delle altre persone invece uscirà. Agro, come mai la Deterra Italica ci mette tanto ad uscire? Marcus, le cose migliori hanno sempre bisogno di tanto tempo, e poi da quello che ho capito su Cazza anche degli impegni personali che sono di sicuro vanno ben davanti al modding, come in tutte queste cose. Cioè, lo so che voi probabilmente reputate che, cioè tutti, anche io faccio, lo facevo, adesso forse ho capito un po' di più facendolo youtuber, l'ho capito un po' di più, molti di voi reputano che il tempo libero delle altre persone valga di meno del vostro tempo libero. Cioè voi, molti reputano, soprattutto quando si è giovani, reputano che il fatto che uno youtuber debba sacrificare del tempo libero per fare cose che le altre persone guardano nel loro tempo libero sia normale, no? In realtà non è proprio così, cioè c'è un... ognuno dà le precedenze come vuole ciò che è nella sua vita. Quindi se una volta Sukats
aveva un po' più di tempo e quindi si aspettava di poter rilasciare la mappa, come aveva detto, verso Natale, queste cose qua, parlo di un anno fa. Adesso le cose sono cambiate, quindi purtroppo io non so nulla, anche chiacchierando con Killer, Killer ne sa poco, vi cito Killer solo perché so che lui ha un po' più di contatti rispetto a me con Sukaz, ecco. Mitico, per favore, evita, grazie. Allora, torniamo giù. Per guidare la Holmer su strada dovrebbe bastare la patente B, ma si può guidare dopo un anno di patente in quanto mezzo eccezionale. Sì, 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 quello sicuro. Il discorso... Sì, no, niente, sì, dovrebbe essere la patente B. Niente. questa Holmer si è dopata. Esatto, ragazzi, si è dopata. Io però mi sto anche rompendo un pochino, Sarò sincero, sarò sincero. Agro, fare una serie sull'acchiarello? No, 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 no. Perché è sul 15, perché è pesantissima. Cioè, uno ci può giocare, ma non giocare a registrare, è troppo pesante. Per giocarla come voglio io, cioè con i filtri al massimo, ecco. Grazie Agro, grazie al mio Samsung Galaxy S6 che mi permette di dividere lo schermo in due. Ok, va bene. Ah, ok, bravo, vai sul sito. Ciao Agro, devo andare, grande. Ciao Pietro. Tac. No. Allora, riattiviamo. Segnale agganciato. Perfetto. Allora, quanto ti pagano per questa missione? Mi pare 50.000 netti per il lavoro più bonus tempo, che spero di avanzare un pochino. Ecco, te l'ho detto che ti rompi le palle dopo un po'. Lo so Enrico, metto la cheat engine e chiacchiero con voi apposta, se no altrimenti non avrei fatto la diretta. Per il discorso rally, ti piace la 037? Grande, grande macchina, grande macchina. Agro, come si fa a far girare automaticamente la GPS? Devi andare qua giù, non guardare in questo caso perché purtroppo si è buggata, non so come mai. Comunque qua giù dove c'è auto turn, normalmente tu ce l'hai così. Poi vai e clicchi su questa icona in basso a sinistra. Un click e lui si fermerebbe in fondo al campo. Due click e lui girerebbe in teoria automaticamente. Non è questo il caso perché la Holmer è stupida. E quindi nada. Ok. Adesso agro ubriaco, chiedetegli quello che volete, tanto lo farà. Lololol, sì. Ubriachiamoci con una Bex. Bene, ancora fredda. E basta. Agro, ma se metti le svolte automatiche Agricar, purtroppo abbiamo visto all'inizio del campo, non funziona. Agro, ti piace la Lancia Delta? Sì, ho detto prima Nicola, sì, mi piace un sacco. Ma se te quando fai le missioni metti il carro in parte, gli dici ti fa scaricare e poi portare via il raccolto? No, purtroppo è bloccato lo scarico. Avevo già provato, anzi in realtà avevo provato prima durante una live o una missione, avevo provato con questa qua, con la Holmer, a scaricare di lato. E non mi ha lasciato, sapete, fare i mucchi a terra. Ho detto così, poi torno indietro e li prendo. Poi ho anche riprovato con una trebbia e un carro e non ha funzionato. Purtroppo è bloccato, per fortuna, anzi, perché sarò sincero, altrimenti non avrebbe molto senso. Come ti è nata la passione per l'agricoltura? Penso grazie a mio nonno, più che altro. Perché lui aveva un paio di campi, orto, animali, solite cose, quindi quando sei piccolo, poi io passavo un sacco di tempo con lui, con i miei nonni, con lui e nonna, quando ero piccolo, perché i miei magari lavoravano, queste cose qua, quindi penso che sia così, e poi è continuata la cosa, perché per fortuna ho avuto la fortuna di abitare non in un palazzo proprio in centro città, ma dietro casa mia subito ci sono decisamente tanti ettari di campi e vedi proprio i mezzi, c'è un'azienda bella grossa qua dietro che è quella che porto anche poi sul canale ogni tanto con AgroReal, e quindi niente, penso sia per questo che è nata. Agro, ma lo sai che con il cosplay puoi fare le missioni senza che tu guidi il mezzo? Sì, lo so. Cioè poi in realtà devi sempre essere sopra, perché non puoi abbandonare il mezzo, che io sappia. Agro, ma c'è la musica di sottofondo? Se sì, non si sente, perché ho alzato il volume del gioco, in teoria. No, ma io la sento abbastanza, quindi no, per adesso lasciamola così. Agro, quale trattore hai guidato per primo? Quello di mio nonno, il Fiat 480.
Grazie Francesco per averci dato la possibilità di rimuovere un iscritto al nostro canale. Voilà. Purtroppo ultimamente, ragazzi, devo usare un po' più il pugno di ferro. Mi dispiace, magari qualcuno di voi si è anche visto già dei commenti eliminati. Ma perché quando vi mettete ad insultare qualcun altro, o vi mettete ad insultare me, purtroppo non è lo spirito che sto cercando di fare che sto cercando su YouTube. Cioè, sono contento a distanza di tanti anni. Tra l'altro, fra poco ProFarming compierà 4 anni, ragazzi, questa serie ha già 4 anni. E sono veramente contentissimo degli iscritti che mi sono creato, perché purtroppo è una cosa che alcuni youtuber non contano. Cioè, conta il numero per alcuni youtuber. La realtà è che secondo me conta anche la qualità degli iscritti, cioè iscritti che sanno cos'è un aratro, iscritti che ti fanno il culo se tu fai un errore perché magari usi l'aratro dalla parte sbagliata o pesti. Questa è una cosa che mi piace tantissimo. Iscritti che sanno pensare. Quindi quando vedo che c'è qualche tizio che si infiltra così, non che si infiltra, ma che viene solo per far casino, purtroppo, non purtroppo, preferisco salvare l'integrità del mio della mia community, e quindi niente, semplicemente uso un po' di più il pugno di ferro. Poi scendere dal trattore e girare nel campo quando fai le missioni con la Crossplay. Ma oltre a girare nel campo posso anche andare a fare altre robe o non devo uscire dal campo? Leo, allora, cosa ne pensi del Fiat 130-90? Mio padre ne ha uno con 21.000 ore. Caspita, è durato parecchio, cioè sta durando parecchio. 130-90 ce l'ha uno che conosco, che è di qua, se non sbaglio, di Madonna dell'Olmo, se non sbaglio, per chi è delle zone. Tac. Io il primo trattore che ho guidato è stato il Same Corsaro di mio nonno. Bella Lorenzo. Ciao, sto bestemmiando in turco perché YouTube non mi ha mandato la notifica. Il turco deve essere una bella lingua. Lidia Gualco, ciao. Ciao Lidia. Così a caso. Ovviamente ho letto solo perché era una ragazza. Che bello le chat così. Con 100 persone tu puoi fare le domande e il tuo YouTuber preferito può rispondere senza problemi. Io, ragazzi, ma più che altro me lo posso anche permettere perché sto facendo delle missioni con la GPS mod. Altrimenti dovrei guardare un po' di più il gioco. Cos'è sta cosa? Vlad, non scrivere in maiuscolo che ci abbiamo il Nightbot. Comunque, ho letto al volo Vlad che mi hai chiesto per come mai va così veloce, perché sto utilizzando la Cheat Engine, se no non finivamo più. Ma c'è qualche mod di carri autocaricanti nel modab? Nel modab non lo so, so che esistono perché ne ho già visti. Agro, ci rinuncio. È tutto in tedesco, non c'è la lingua italiana, quindi sì, sito Holmer 1, il postino 0, lol. No, se usi Chrome, da cellulare non lo so. Trucchetto che vi insegno, che per me è comodissimo. Se usate Google Chrome, ragazzi, andate su una pagina che magari in tedesco, in qualche lingua che non capite, tasto destro sul testo, senza selezionarlo, solo tasto destro, traduci in italiano e lui ve lo traduce in automatico. Abbiamo finito. L'uomo talpa ci dice che deve ammetterlo, abbiamo svolto un ottimo lavoro, perfetto. Quindi ricompensa, dai, 54.000 euro, no, 55.000. Noi non ci lamentiamo, siamo 89.000, che non ci bastano per niente. Però, vabbè, trebbiamo un po', ragazzi, che dite? Trebbiamo un po'. Allora, andiamo a cercarci qui. Ma l'abbiamo già vista un sacco di volte. Già vista. No, c'era la case. Ecco, dammi la case, bravo. Bravo te. Allora, tac. Ora ci giriamo un po' più o meno dritti. Attiviamo la GPS mod. Gli facciamo regolare la larghezza di lavoro. La portiamo in asse. Abbassiamo il battitore. Il battitore, oddio. Abbassiamo la testata e la attiviamo. Ok. Agro, maledetta terra italica, Furia 00. Furia. Non lo so se è una faccina. Comunque, ne ho parlato prima. Purtroppo, ragazzi, non ne so nulla. Non ne so nulla. Ok. Da me l'aratro in dialetto si chiama Pertecara. Da te, Agro. Da me molti lo chiamano il Vultin. Però io l'ho sempre sentito chiamare anche aratro. Cioè, Vultin penso che sia l'unica.
Allora, Agor, vieni alla fiera dell'elettronica di Montichiari? Se sì, che giorno? Purtroppo, ragazzi, non vengo a Montichiari. Volevo venire, ma alla fine, col fatto che non andavo in macchina, ma andavo con un'associazione. E loro vanno di sabato. Io sabato avevo. Ho il sabato delle materie importanti. Avendo la maturità quest'anno, non posso proprio fare assenza. E quindi nada. Agro, ma in teoria, nella realtà, te puoi con la GPS lasciare in mezzo senza che nessuno la guida, giusto? Dipende dal tipo di GPS. Ci sono alcuni GPS che ti danno la possibilità di prendere anche loro il comando dell'acceleratore, ma in molti casi loro ti fanno solo sinistra, destra, svolta, ma devi essere tu a dare gas al trattore. Anche perché altrimenti non è più un sistema, diciamo, GPS, ma diventa un sistema di guida autonoma, tipo quelli che ci sono. Cos'è? La fiera agricola di Verona c'erano quelli, un sistema, non mi ricordo più come si chiama l'azienda, comunque montato su un Fender serie 200 che girava tra i filari da sole, faceva le svolte, però non c'era nessuno sopra, e quello per un sistema di guida autonoma. Da me a Bologna, l'arato in bolognese si dice Pio, perfetto. Green Star è il migliore, roba John Deere. Ah, potevo mettergli la svolta automatica, non ci ho pensato. Adesso gliela mettiamo. Tac. Allora, lanciamo il segnale, perfetto. Il Fend Vario è meglio. Ma il Fend Vario non c'entra nulla con il sistema di guida GPS. Non è un sistema di guida. Era Probotics. Ah, ok. No, ma io mi ricordo un altro nome. ATV può essere. ATV mi pare fosse. Quando verrà in Friuli così per caso? Non lo so, non è ancora ben. Non è ancora ben. Cioè, non ce l'ho ancora in mente quando è che verrò in Friuli. Qual è il tuo trattore preferito? Non ho un trattore preferito. No. Cosa ne pensi del Case Autonomous? L'ho visto. Cioè, secondo me non è nulla di particolare, nel senso che tutte le aziende più o meno hanno un sistema, hanno dei prototipi di Autonomous. Semplicemente Case ha avuto un sacco di successo, ma cioè, non è che non ci vedo nulla di così avveniristico. Con il CTNJ puoi chiamarla pure testata nucleare, perché per girare così velocemente ce ne vuole di potenza. LOL. Ma tu suoni qualche strumento? Ho suonato per un certo tempo la chitarra, ma ormai non dico che mi sono già dimenticato tutto, ma quasi, ci siamo quasi. Tac. Perfetto. Ciao Agro, di ritorno dal corso per l'abilitazione della guida dei mezzi agricoli. Finalmente fatto. Bella Fede. Io dovevo farlo, cioè in realtà mi hanno detto che potevo farlo anche col foglio rosa, però poi ho detto, avevo un po' di verifiche quella settimana, ho detto lasciamo stare, adesso lo farò a maggio con la scuola, anche se non so se lo utilizzerò tanto perché non ho neanche più un trattore. È andato anche sul giornale Case Autonomous, lo so, però cioè, secondo me tanto fumo, niente arrosto, cioè per adesso non si è visto nulla. Cosa hanno convertito un Magnum e gli hanno montato quello sopra e basta. Agro, sono appena tornato da scuola. Questo è un altro account che mi suscita un po' di domande. Cioè, sono appena tornato, però è Rossella, che ci scrive. Vabbè, chi tifi in Formula 1? Io sono sempre stato ferrarista. Cioè, c'è poco da fare. Sono italiano, sono ferrarista. Non si può fare altro. Sono curioso per quest'anno, anche se secondo me sarà di nuovo l'ennesima delusione. Anche se si vocifera per i prossimi anni un ritorno di Alfa Romeo come seconda scuderia italiana, speriamo. Tifi per qualche squadra di calcio? No, non seguo il calcio. Tifo per la nazionale italiana quando gioca. Agro. Quando... no, Agro, facendo l'agraria potresti venire in Friuli a vedere i VCR. I VCR, adesso me lo cerco su internet, voglio capire perché sono curioso. Vivai cooperativi Raushendo. L'innovazione in agricoltura. Io sono stato giusto ieri in un vivaio Vivalb sotto Barbaresco. Noi in azienda abbiamo il mille vario. Bella Rossella. Agro, io domani parto con la classe e per 3 giorni sono a Darpi, che non ho idea di dove sia, a fare sci di fondo. Beato te.
Agro, che media di voti hai a scuola? Mi pare che questo quadrimestre l'ho chiuso con 8,40. Ma perché purtroppo hanno abbassato le medie, quindi. Perché in realtà avrei avuto anche dei voti un po' più alti. Agro, quando si inizia ad arare un campo, da che parte va girato l'aratro? Verso l'esterno o verso l'interno? Scusa per l'ignoranza. Solitamente va. Io ho sempre visto arare verso l'esterno. Perché uno deve tenere. Uno deve crearsi il solco. Giriamo. Uno deve crearsi il solco dalla parte in cui poi passerà prossimamente. Quindi di solito si fa così. Comunque, in linea di massima, tu tieni conto che devi avere sempre l'aratro. Se è un entrosolco, per cui la parte più avanti sta dal lato, sta dalla parte dove sei già passato. Quindi in linea di massima è quello. Plus, che ci vuole a queste palle di saggezza? Io me la son persa. Sei mai stato in Trentino? 2 volte. Anche perché il pettine va così veloce? Samuele, va così veloce perché ho il Citan già inattivato. La Formeo come scuderia era una potenza in passato. Speriamo che lo sia di nuovo in futuro. Adesso vediamo. Sono abbastanza tranquillo. No, aspetta, chi sei tu? Perché io abito appena sotto Arpi. Agro Arpi in Valle d'Aosta. Ok. Ma in Italia non è ancora stato venduto nessun 1000, mi sembra. Qualcosa è già stato venduto. Poi non lo so se Rosella ce l'ha. Sei mai stato a Monza per la F1? No, Monza mai stato. Agro, quale concime chimico ideale per i cereali? Dipende da quando lo devi dare, dipende da che cereale, dipende da un sacco di cose. Non esiste il concime perfetto. È bellissimo vedere Agro che muove le mani lentamente mentre parla, mentre l'aspo gira come le pillole quando ti dicono che domani hai la verifica di storia. Ottimo. In Svizzera ho 1050, ma se ci sono solo montagne? Ma solo montagne non proprio, però diciamo che non me lo vedo tanto. Quanti anni hai? Ho 18 anni. Stavo per sbagliarmi. Troppe cose in testa. Ok, finita anche questa missione qua. Ragazzi, che ore sono? Sono quasi le 5, ci sta ancora una missioncina. Io ho Arvatec. Ah, ecco, era Arvatec quelli della guida autonoma. Mi se non sbaglio. Chi ti fa in MotoGP? Non seguo la MotoGP. Lo so che mi odierete per questo, ma proprio non ce la faccio. Cioè, non ci trovo. Formula 1 è tanto semplice. Cioè, fai una gara, cioè fai delle qualifiche, poi hai una gara, fine. Ma MotoGP ha mille classi e poi devono fare 2 gare, e poi c'è quello e quella. Non lo so. Agro, sei saputo che hanno creato un case manual senza cabina con funzione robotica? Sì, ho visto. In realtà ne abbiamo parlato prima. Ma immagino che tu non ci fossi perché. Non era questo che volevo fare. Dai, portamelo a 30. Ecco. E poi toglimi l'offset. E poi raddrizza tutto. Aspettate, ragazzi, che. Ok. E li piazziamo anche già la stazzata automatica dei qua. Allora, Agro, ad agosto io e mio padre areremo con un cingolato Sam 65 con un bivomera. Buon divertimento. Agro, io sono metalista. Sai, il ferro sotto la pioggia arrugginisce? Non l'ho capita. È la Superbike che fa 2 gare. Non lo so, ragazzi, io ve l'ho detto, non ho mai capito nulla, per cui capitemi se faccio un errore e confondo Superbike con MotoGP. Per me è quella roba con le moto che danno su Italia 1, alla fine. Oggi è il mio compleanno, riguardo la guida autonoma del Fendt Serie 2 era Probotic. Ok. Comunque tanti auguri, Emanuel Scagliola. Porta un video con Killer Croc 88, c'è anche una serie con Killer Croc 88, oltre al fatto che ci sono già dei video con lui, c'è una puntata di Pro Farming con lui. Agro, ciao Agro, da quanto finisce la live? PS, sono appena arrivato. Ale, finisce in teoria, avevo detto alle 5, poi vedremo. Farai solo missioni? Sì. Ciao Agro, sai che mio padre ha 3 Fender 1100 vario e la Classic Series? Sì, vabbè. Fatico un po' a crederci, Seba. Tanto love, ma dubito. A meno che tuo padre abbia un'azienda che nessuno conosce in Italia, però. Agro, tu sei ferrarista e il ferro sotto la pioggia arrugginisce, quindi è meglio essere metalista.
Devo mettere un filtro per le battute di merda su Nightbot. È l'unica soluzione. Matteo, per favore, basta, se no ti banno. Non esiste il Fend 1100. Faresti una mappa dove fai solo silvicoltura? C'è una serie, immagino tu intenda. Sarebbe anche carina da fare. Agro, lo sai che io ho il mondo? Bravo Fabio, anche io ho il mondo. Il primo trattore, il mio primo trattore è stato il Fiat Agri 180-90. Per favore me lo leggi in commento. Sì, Gabri. Gran bel trattore. Ok, fine della missione. Agro, sai che il negozio Fend è molto vario. Francesco, basta con queste battute. Allora, allora, tac. Però qua, vabbè, dai, Optum perché non lo utilizziamo mai. Ma perché si vede così male? Non è che si vede male, semplicemente è un 480p. Tu magari sei abituato a vederlo a 1080. Comunque, quando ricaricherò la live, se vuoi vederla in alta qualità, poi dopo. Ti piace il Suzuki? Sì. Immagino tu intenda... Non so cosa intendi per quanto riguarda Suzuki. Se intendi macchine, poi cosa fa la Suzuki anche? Moto. E non so cos'altro. Allora, tac. Tra l'altro, stamattina sono andato a vedere due allevamenti con la scuola, quindi adesso di liquame ne ho piene le tasche. Per carità, non sono uno di quelli che... Non sono uno di quelli che si fanno tanto influenzare dagli odori, queste cose qua, cioè non è che... Non sono di quelli che... che schifo lì qua, che puzza. Però dopo che te lo senti tutta la mattina... E poi di nuovo arrivare qua su farming e dover di nuovo liquamare. Agro, sono salito sul primo trattore a 2 anni con mio padre. Immagino tu non guidassi, cioè spero. Suzuki sì, è un fuoristrada... Ah, SJ era... Pensavo fosse sì. SJ sì, ce l'ho presente. Ce l'ho presente, bello. Bello, bello, bello. Ah, ok. Cosa sto facendo? Ah, ho spento la botte, perfetto. Ok, Magro, ma è vero che ci sono delle date precise per spargere liquame e letami? Sì, bisogna attenersi a dei calendari di spargimento e più che altro se sei sopra certe quantità di liquami e letami prodotti devi stare dietro a PUA e PUAS che sono piani di utilizzazione, quindi devi fare un po' di calcolini e tutte... è molto... Non dico incasinata, però è complessa la situazione. Per fortuna, perché altrimenti ci ritroveremmo con azoto anche nel... quantitativi pazzeschi di azoto anche nell'acqua che ci beviamo in casa. Invece, ringraziando, ancora abbastanza tranquilli. Siamo ancora abbastanza tranquilli. Non ne hanno venduti ancora i 1050, se ne hanno venduti 2-3. No, venduti sono quasi sicuro che ci siano. Immagino che... vabbè, ma ragazzi, ma quello lì è uno che... Vabbè, ci siamo capiti. Non è bello utilizzare sempre il curse play, è troppo facile, poi ti stanchi. Infatti il curse play io non lo utilizzo in questa serie. Agro, la cotoscritta, hai la cotoletta, ti consiglio di cotostampare. Wow, ti consiglio di prendere Fast 3000 sulla serie. Lol. Ci sta. Vai a 70 allora. Vai a 70 cosa? Leo, non posso... Ah, tu intendi se prendi il fast track. Sì, lo so che puoi andare ai 70 se prendi il fast track. Solo che al momento non tengo dinero. Cioè non ho voglia di sprecarli così. Ecco. Sì, ma è impossibile che abbia 2050. Saba lo sappiamo tutti. Cioè semplicemente c'è gente che cerca attenzioni. Fine. Cioè, io non gli starei neanche dietro. Comunque, allora cerchiamo qua per fare. Però io a rane non è che ci abbia tutta sta voglia, ragazzi. Facciamo così: tolgo un attimo la cheat engine, ci guardiamo un attimo se ci sono dei lavori da fare in farm e poi ci salutiamo. Allora, togliere dove la cheat engine? Ce l'ho qua. Togliamo, perfetto. Ok, va là. Allora,
Poi torno da voi, Allora, vediamo un po' qua in farm come si è messi. Qua è già tutto seminato. Seminato. Wow. Seminato. Ok, qua ha finito tutto. Allora, portiamo il fan da casa. È già anche tutto concimato. Perfetto. Volete che vi faccio vedere un attimo come le ho divisi? Allora, come colture siamo a messi. Ho seminato, ecco, girasoli in 24, 19, 15, mais 12, 14 e poi qua soia 7, 8. Mi sembrava una buona cosa, più che altro quello, c'erano alcune colture che, di cui eravamo un po' carenti, ecco. Che poi 1100 sono difende da 1000 cavalli? Insomma, no, in teoria sarebbero, secondo la nomenclatura... Sì, sarebbero 1000 cavalli secondo la nomenclatura, hai ragione, della Fender. Da quanto siete in live? Dalle 4 e qualcosa. Sì, Jacopo, appunto, ho detto prima PUE e PUAS, solo per collegarmi al discorso della direttiva nitrati. Agro, vorrei mandarti delle immagini e vorrei essere sicuro che tu le vedessi e mi rispondessi. Come faccio... essere sicuro che io le vedessi le risposte. Allora, in linea di massima, se c'è qualche immagine che è da pubblicare puoi mandarmela alla mail, e dipende cos'è. Se c'è qualcosa che hai proprio bisogno di me puoi mandarmela anche alla pagina Facebook, io poi le leggo, il mio staff mi dice ehi guarda c'è un tizio che ha richiesto che tu guardi le sue foto, va bene. Cioè, ci sono tanti modi per mandare, anche su Instagram Direct. Solo non essere sicuro che io ti rispondo. Non puoi essere sicuro che io ti risponda solo perché dipende da quanto tempo ho. Fino a che ora vai avanti, in teoria fra poco smetto. Frase detta da tantissimi drogati e dipendenti. Allora, adesso portiamo un po' avanti il tempo. Grande richiesta per mais, ma noi il mais lo dobbiamo ancora raccogliere. Perfetto, andiamo avanti. Christian mi chiede, ma Agro alla fine ce l'hai fatta tirare sull'Eli? Giusto, non ve l'ho ancora detto. Vullo spazio esaurito. Dobbiamo occuparci delle pecuriele. Bene, bene, bene. Ci vuole giusto qualcosa. Comunque, stavamo dicendo che... Cos'è che mi hai chiesto? Ah sì, per il Leli. Adesso vi faccio vedere. Comunque sì, in realtà la soluzione è stata sgancio con il Massey e arrivo con il New Holland. No, sono foto di strutture di Minecraft, sono una cazzo di figata. Ah, va bene, allora passamene pure su, anche su Instagram Direct, come vuoi. Comunque, prima ho letto qualcosa. Ah, sì, discussione Fender, ragazzi, chiudiamola, giusto perché così vi calmate. Allora, ok, allora, ripassino per tutti. Con, nel Fender... Le ultime due cifre indicano le prime due cifre a cui aggiungere ancora uno zero per i cavalli in linea di massima. Quindi un 724 avrà 240 cavalli, un 1050 ne avrà 500. Il fatto che qualcuno prima abbia tirato in mezzo il 1100 vuol semplicemente dire che intendeva un modello che non è ancora, non esiste, perché mi ricordo che l'ho letto quel messaggio di prima. Cioè c'era qualcuno che diceva, pensa un po' se esistesse il 1100, chissà se qualcuno arriverà mai a fare il 1100, il 1100 avrebbe 1000 cavalli. Sono tutti se, quindi è inutile che vi mettete lì a dire, ma non esiste, dai, ma... Ok, abbiamo capito tutti che non esiste, lo sappiamo tutti, lo sanno anche i muri. Ok, beh, cosa avete fatto in live? Quello che legge nel titolo, missioni. Adesso invece andiamo a sistemare, vendere un po' la lana e poi chiudiamo. Agro, preferisci il New Holland o il John Deere? Dipende da che modello, come al solito. Agro, cosa usi per accelerare il tempo così velocemente? Prima stavo usando la Cheat Engine, il Cheat Engine, che è una mod. Il Fender 1050 ha 517 cavalli. Esatto, Simon Farm. Cioè, non so se sono giusti i 517. Di solito c'è un po' di tolleranza, comunque ci siamo capiti. Ciao, vado a studiare geografia. Buono studio, Samuele. Io geografia non la faccio più da chissà quanti anni. Wow. Nessun treno, vero? No.
Allora, hai mai visto un Renault? Se sì, io ho appena comprato il 340X. Trattori? Sì, c'è un terzista che poco distante da casa mia ne ha tipo 3, 4. Che poi in realtà sono i Renault questi, gli ultimi sono poi Class, perché sono simili a serie Ares e quant'altro, i primi tempi della classe, diciamo. Allora, adesso agganciamo un attimo qui, sganciamo la pala. Forse gli unici trattori da 1000 cavalli sono quelli da Tractor Pull. Ma allora, il Big Bud cos'è che arriva a 740 cavalli? O 800? Sì, comunque sì. Comunque non roba commercializzata normalmente, anche perché non penso che ci sia nessuno che abbia bisogno di tali potenze. C'è 1000 cavalli, che cavolo devi fare? Cioè, ci vai in acqua con 1000 cavalli. Erpichi sott'acqua probabilmente con 1000 cavalli. Allora, carichiamo i pallet e divertiamoci alla grande. Però a sto giro magari non li andiamo ancora a vendere. Aspettiamo di fare un bel carico, piano piano. Ha grande intenzione di comprare il campo 5? Per favore, leggi il commento. Sì, Emanuele, lo compreremo, però quando potremo permetterci tipo il Challenger o cose del genere? Cioè dopo le vacche, penso. Io i Renault che ho li ho riverniciati a Class, lol. Agro, per cosa serviranno tutti questi soldi? Per comprare qualche campo nuovo vicino all'azienda, scusate, all'allevamento di vacche, 25, 27, 28, 29 magari anche. Una volta che avremo quei campi lì, inizieremo a pensare alle vacche, quindi metteremo da parte soldi e inizieremo a fare trinciato e quant'altro. Solo la Krone 1100 ha più di 1000 cavalli. Sì, però non è più un trattore. Sì, ovvio che allora magari anche se andiamo a vedere la roba, io non ho idea la roba quanti ne abbiano. Ci sono attrezzature, macchine per far cippato, queste cose qua che hanno un sacco di cavalli. Anche camion penso che ci sia qualcosa che magari supera i 1000 cavalli. Anzi, sono quasi sicuro. Ops, voilà. Tac. Con 1000 cavalli puoi fare un maneggio. Farne decine di maneggi che siano tutti sostenibili, che economicamente direi. Ok. Tac. Quando compri le vacche, Furia, ho risposto prima. Cioè, adesso prima facciamo insilato. Cioè, prima compriamo i campi. Guadagniamo altri soldi, facciamo insilato. Dopo aver fatto insilato, possiamo permetterci, ok, possiamo permetterci di comprare le vacche perché iniziamo ad avere la roba. Ta 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 ta. Ok, dai. E comunque ragazzi, se avete ancora qualche domanda scrivetela perché sto per chiudere. Una volta che abbiamo finito di caricare questi pallet, chiudo. Abbiamo fatto un po' di missioni insieme, sono contento. Però anch'io ho degli impegni, soprattutto contando che domani ho una verifica e un'interrogazione importanti, quindi mi tocca salutarvi tra poco. Agro, perché non usi le CSZ per i pallet? Le CSZ sono comodissime, ma sono mod e come vi ho detto, voglio dimostrarvi che almeno un po' si può fare con, a parte gli script, con il gioco normale. Vale la pena vendere al BGA? Non ho idea. Ma i cavalli non ci sono in farming, no. Volevo chiederti perché non tagli e vendi l'erba se è cresciuta. Per me è una perdita, anche se so che richiede tempo, sarebbe bello vedere anche quello. Ma magari lo faremo, però non so se. Cosa dici al BGA, intendi tu, no? Immagino. Si potrebbe anche fare, solo che poi. Beh. Non lo so. Secondo me sei quel tipo di persona che dice che non ho studiato niente, prendi 10. No, prendi 10 no. E per prendere 10 bisogna studiare. È una cagata, è uno stereotipo quello di non ho studiato, ho preso 10. È anche vero che molte volte va a culo. E chi solitamente prende 10 lo fa perché sta attento in classe e non perché studia. Quindi alcune volte può permettersi anche di studiare di meno e prendersi lo stesso voti alti. Questa è una cosa che si capisce mano a mano che vai avanti con l'esperienza scolastica. Come quelli che invece in educazione fisica, che ne so, test degli addominali, non si sono allenati eppure poi pigliano voti più alti di te che magari ti sei allenato per settimane. Perché? Perché ce l'hanno già da come dote.
o perché comunque fanno sport che già di base li allenano. Quindi loro oggettivamente, se tu li chiedi, ti dicono: non mi sono allenato con gli addominali, però poi alla fine riescono a farne più di te. Quindi è questo il discorso. Hai fatto tante prove per l'esame? Ma Marco, in realtà le simulazioni le dobbiamo ancora iniziare. La prima ce l'abbiamo il 10, se non sbaglio, di marzo. Però ormai tutti i professori ci stanno già facendo fare simulazioni come loro verifica. Cioè, al posto di 10 verifica normale, ci fanno già fare una simulazione interna per la loro materia. Che in realtà era già, non dico dall'inizio dell'anno che era così, ma quasi. Solo per gestione dell'ambiente devo ancora, non abbiamo ancora mai fatto nulla di simile alla seconda prova, perché in teoria noi ce l'abbiamo come seconda prova. Io non ho neanche idea di cosa potrebbero chiedermi in una seconda prova di gestione dell'ambiente. Agro, tu preferisci la trincea BGX? BGX? Ah, la Big X, ok. O la New Holland? Oddio. La Big X è molto molto figa. La New Holland è un po' più così così, però come potenza ovviamente sarebbe meglio la New Holland. Dipende per il lavoro che devi fare. Preferisci nella vita reale Manitou o il JCB? Non lo so, nel senso che da me JCB non se ne vedono tanti. Più che altro da me tanti Merlo, per il fatto che ho la fabbrica Merlo a qualche minuto di macchina, anzi anche meno. In realtà se mi affaccio alla finestra e fa bello la vedo, quindi non è che... Allora, sto facendo una cagata, ragazzi, lo so. Agro, per le vacche farai balle? Sì, penso che farò balle, perché non ho proprio voglia di mettermi lì e fare un mucchio per ogni cosa. No, no, faremo balle. Ah, ecco un'altra cosa che dovremmo quindi comprare, un'imballatrice tonda. Iniziamo con la tonda e poi magari la quadra ci pigliamo la venta. Non vedo l'ora. Ma sto imbroccando qualcosa o... Non ho capito. Allora, ok. In quale paese abiti? Abito a Cuneo. Allora, alleluia, signori. Tanto questo campo qua. Ok, sei 13 in tendenza live. Perfetto, ragazzi, sono 13esimo, ottimo. Ok, Agro, ti ho visto un mese fa al Colibrì. Sei ancora andato? Sono andato... No, Colibrì no. Anche se devo tornarci, perché è una bella discoteca. Mi è piaciuta come serata. Nonostante il giorno dopo abbia dovuto parlare con il titolare per problemi con i cocktail. Quello è uno sfizio mio che mi devo togliere ogni tanto. Sei felice di finire scuola? In realtà non penso che finisca scuola, perché visto che continuerò ad andare all'università a studiare scienze agrarie, dubito che il mio percorso finisca. Ok, e così ho anche risposto alla domanda di Davide. Bene, ragazzi, io direi che vi ringrazio tantissimo per la visione. Guardate qua che bel parco macchine, wow. C'è un po' una maggioranza CNH adesso. Vabbè che c'è la Massey che compensa insieme al Fender, il gruppo Agico. Però dovremmo comprare anche più un nuovo trattore. Dai, guardiamo insieme, giusto così, per sognare bene la notte. Allora, quale potrebbe essere il prossimo passo? Un Deutz Far serie 9, un Fend 900, o buttarci direttamente sul Challenger? No, beh, Challenger forse è un po' troppo esagerato, però un 700, con 380 cavalli. Vabbè, comunque ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questa piccola live vi sia piaciuta. Potete farmelo sapere lasciando un mi piace qua sotto. Vi ricordo che domani verrà ricaricata sempre qua sul canale. E niente, vi auguro una buona serata. Se avete qualcosa da dirmi, da farmi sapere, potete lasciare un commento oppure scriverlo sulla pagina Facebook, mandarmi un direct su Instagram. Leggo tutto. Potrebbe essere che non vi risponda per mancanza di tempo. Se lo fate, se mi mandate un messaggio su Facebook, comunque al massimo vi risponde il mio staff, scusate. E adesso torno a ripassare matematica e compagnia bella. E niente, ancora grazie mille, perché ho visto a un certo punto abbiamo superato i 200, siamo riusciti ad arrivare 13esimi, mi avete detto, in tendenza su YouTube come live, quindi sono veramente contento. Grazie mille a tutti, noi ci vediamo domani con la live ricaricata e prossimamente sul canale.